c'è sempre un po' di incertezza, qualche dubbio, qualche tensione, un po' di fatica, però poi tutto è stato cancellato da tanti espositori che poi avrete l'opportunità di vedere, di incontrare, che hanno lavorato con passione, amore, investimenti, forza, hanno dato vita a una manifestazione veramente incredibile, inaspettata. Oggi Flora Lugano è in grado di offrire a tutti gli appassionati ticinesi e non del verde tutto quello che coinvolge questo settore, a partire dalla costruzione, la manutenzione, i progettisti, gli artisti, perché vedrete delle opere d'arte vegetali, i vivai, le attrezzature, gli utensili, l'irrigazione, l'illuminazione da giardino, ma anche l'arredo, le piscine, la biodilizia, i forestali e anche il mondo dell'agricoltura. In un evento come questo non poteva mancare ovviamente il cantone e le sue istituzioni, e quindi a partire dall'Agroscope, l'Istituto Federale di Ricerca, il Centro Professionale del Verde di Mezzana, il progetto Internet CPT Fitoprotezione, che è un sito che vi aiuta a tutti i hobbisti, ma anche i professionisti, a riconoscere eventuali malattie delle piante e a combatterle, alla Fondazione Prospe Cerara, al Servizio Fitosanitario Federale. Voi avete visto dei ragazzi, qualcuno in giro, ma li incontrerete all'interno. Sono gli apprendisti del Centro Professionale del Verde. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Devo dire che dopo tanti anni è la prima volta che si inaugura una mostra all'esterno, anche per lasciare la sorpresa probabilmente di quello che scopriremo quando entreremo da quelle due colonne rosse. Devo dire che l'iniziativa è sicuramente stimolante, anche perché la città di Lugano ha nel passato, nel presente e anche nel futuro sempre avuto una grande attenzione per la natura e per il verde. Se voi avete qualche volta l'interesse o la curiosità di andare al Piano della Stampa e vedere quanto i nostri servizi, che sono qui presenti, Parco e Giardini, sanno coltivare con una dedizione, con una cura straordinaria e che poi voi trovate nei nostri giardini, trovate i colori, una città senza colori è una città triste, una città morta, invece loro sanno dare quel calore, quella passione e quella componente in fondo di attrattività. È chiaro che quando si parla di verde si parla di ambiente, tra l'altro si abusa forse nella terminologia. Tutti noi abbiamo a cuore l'ambiente, il verde, d'altronde quando ci guardiamo attorno, anche se si edifica, si rispetta sempre poi in proporzione quello che rimane col verde. Ed è per questo che la città, e mi fa piacere che c'è questo stand che parla della nuova Lugano, di quella che in fondo già esiste, non c'è bisogno di crearne un'altra, che riguarda questa estensione straordinaria verso la Valcolla. Noi abbiamo acquisito un patrimonio oggi da curare in modo attento, in modo intelligente e ragionevole, ma soprattutto per permettere, qui vedo anche il direttore delle nostre scuole comunali, di portare i nostri ragazzi negli alpeggi a fare le escursioni per capire quanto è il calore, l'amore che può essere offerto e che ti può offrire la natura.